detto la tempesta finirà, che come tutte le cose hanno un inizio e una fine, questa è la logica di tutte le cose, no? E ogni cosa ha il suo tempo e quindi anche questa tempesta finirà. Io sono partito da questa riflessione leggendo il libro di Isaia, capitolo 41, versetto 13, che dice: poiché io, l'Eterno, tuo Dio, ti prendo per la mano verde e ti dico, non temere, io ti aiuto. Amen. Amen. E noi siamo qui per il suo aiuto, che ancora siamo vivi, siamo in salute e il Signore ci protegge. Amen. Però chiaramente a tutti noi nella vita succede di incontrare una tempesta, anche più di una, perché nella vita ci sono momenti di sole, di gioia, ma anche momenti di tempesta, momenti di lutto, momenti di sofferenza. Le tempeste sono sempre in agguato, c'è una bella giornata, va tutto bene, ma a un certo punto tutto può cambiare e quindi ci troviamo nella tempesta, no? Però se il Signore è con noi, queste tempeste le possiamo affrontare molto meglio, perché abbiamo un riferimento che è sempre il Signore Gesù. Noi guardiamo la croce e saremo salvati, guardiamo la croce e saremo guariti, amen. Però chi guarda la croce sarà salvato, chi guarda la croce sarà guarito, amen. Noi non temiamo le macchinazioni del nemico, non temiamo, però sappiamo che c'è qualcosa in questa tempesta che non è naturale, ma tempesta spirituale. Nessuno ha capito come funziona questo virus, nessuno capisce come si trasforma, cosa fa, se, quanto durerà. Tutti parlano dei numeri, delle date, durerà un anno, in America ha detto durerà meno 18 mesi o 24, ma io credo che nessuno sa niente di questo virus. Non ci hanno capito niente perché non possono capire gli uomini le cose spirituali. Se questo virus è di natura spirituale, che viene dalle tenebre, è una cosa che viene dalle tenebre questo, sicuramente gli uomini non potranno capire come funziona, come si evolve, come si risolve la cosa, come lo dobbiamo combattere. Abbiamo dei modi solo per difenderci. Da quello che abbiamo capito, abbiamo solo creare delle stazioni per difenderci, per non essere contagiati, ma di più molto non possiamo fare. No, vero? Allora dovremmo cominciare anche a muoverci e convivere con questa cosa, con le dovute cautele. È il tempo di tornare a muoverci. Non c'è motivo di rimanere ancora chiusi quando adesso è il tempo di tornare a muoversi. Ormai abbiamo fatto la chiusura, ma adesso la chiusura va superata. E chiaramente dovremmo convivere con questo nemico che ancora è presente e non è stato distrutto. Ma verrà distrutto, credo. Come è cominciato, finirà. All'improvviso finirà. Questa cosa va a morire, è già destinata a morire perché Satana è giudicato, quindi è destinata a morire. Amen? Io proclamo la morte di questo virus, perché Satana è destinato alla morte e anche questo virus che viene da lui è destinato alla morte. Nel nome di Gesù io proclamo la morte del virus. Amen? Alleluia. Perché il problema grosso che abbiamo visto è venuto contro noi credenti. Gli altri hanno un problema, una malattia, tutto quanto, ma noi credenti abbiamo un problema più grosso, che non possiamo fare le riunioni, non possiamo incontrare fra fratelli, non possiamo fare più quelle cose che la Chiesa deve fare. Certo. E non ci dicono nemmeno come potremmo fare per poterlo fare ancora, non ci dicono come si potrebbe fare, perché io ho studiato, ho misurato, ho spostato roba qua, ho fatto spazio nella sala, ma se non so come devo aprire, per me è un problema. E quindi non sappiamo né quando né come apriremo. E questo è una cosa che è un blocco, un legame, una catena. Una catena che sta legando, sta tentando di legare la Chiesa, ma non ci riuscirà, perché il sangue di Gesù spezza queste catene. La vittoria della croce spezza, va a vincere questa roba qua. Perché la volontà di Dio non è questa, che le chiese siano chiuse e che non ci siano dei culti, perché anche quando c'era il faraone, Dio ha detto: vai dal faraone Mosè e digli al mio popolo che lascia andare il mio popolo, che mi deve servire, mi deve fare un culto. A tre giorni di cammino da qua, ha detto, no? E lui, il faraone, non ha lasciato uscire. Però
costretto da una potente mano, il faraone ha dovuto cedere. Dopo l'ennesima piaga, e lì sono arrivate veramente le grosse piaghe, ha dovuto lasciare partire il popolo di Israele. E il popolo di Israele è stato liberato e ha potuto far celebrare il Signore come lui aveva richiesto. È quello che lui vuole, che noi lo celebriamo, questa è la sua volontà. Non solo, ma anche che ci muoviamo, che andiamo a portare il messaggio del Vangelo nel mondo. In Matteo, nel 8:19-20, dice: andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzando in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Gesù è con noi adesso, amen. Gesù è con noi, non ci lascia, non ci abbandona. Gesù è qui, non ci lascia. E lui vuole che noi andiamo nella messa, andiamo a portare il Vangelo, perché la messa è pronta, va raccolta. Ci sono tanti atei in questo momento che stanno governando qua. In questa nazione, forse anche in Europa, sono tanti atei che hanno messo Dio nel cassetto, hanno messo Dio in secondo piano. Ma noi sappiamo che questa è la cosa peggiore che possiamo fare. Dobbiamo appoggiarci al Signore con più convinzione per uscire da questo problema, da questa tempesta. Questa tempesta finirà solo quando Gesù sarà con noi sulla barca. Perché quando i discepoli, andiamo a leggere il Vangelo di Marco, i discepoli erano con il Signore e si trovavano nel mare di Tiberiade e succede una cosa. Andiamo a parlare proprio della tempesta qua. E qui dice: subito dopo Gesù costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e procedendo all'altra riva verso Bethsaida, mentre egli licenziava la folla. Appena l'ebbe congedata, salì sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era a terra tutto da solo. E vedendo i discepoli affaticarsi a remare perché avevano il vento contrario, verso la quarta vigilia della notte, egli andò verso loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Allora il Signore ha detto ai discepoli: andate avanti, prendete la barca, andate verso Bethsaida, e io vi seguirò. E lui è salito sul monte a pregare, perché il Signore la notte pregava. Stava da solo, pregava, la notte lui pregava. Nella preghiera lui ha visto che è arrivata la tempesta, perché la giornata era bella, però a luna di notte qualcosa è cambiato, è arrivata una grossa tempesta. E i discepoli erano in pericolo perché non riuscivano a governare la barca. Allora lui cosa fa? Lui scende dal monte, comincia a camminare, cammina anche sull'acqua, perché lui è il Signore, lui domina gli elementi, lui li ha creati e lui li domina, e arriva a fianco alla barca e poi vuole andare davanti ai discepoli, come quando la Shekinah è andata davanti al popolo di Israele nel deserto. Lui vuole andare davanti per guidarli, no? E invece cosa succede? Che i discepoli si spaventano. Andiamo a leggere la seconda parte. Ma se vedendolo camminare sul mare, pensavano fosse un fantasma e si misero a gridare, perché lo avevano visto tutti e si erano spaventati. Ma egli subito parlò loro e disse: fatevi animo, sono io, non temete. Poi salì con loro sulla barca e il vento si calmò. Ed essi erano enormemente stupiti in se stessi e si meravigliavano, perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Amen. Voglio fermarmi un secondo. Loro non avevano capito come si manifesta il Regno di Dio. Perché il Regno di Dio si manifesta in maniera sovrannaturale. E se questa tempesta è sovrannaturale, perché è spirituale, anche il Regno di Dio c'ha la soluzione, che non sarà una soluzione umana. Perché maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma benedetto l'uomo che confida nel Signore. E quindi io credo che il Signore opererà in modo da distruggere questa tempesta, non fa cessare questa tempesta, perché come è venuta se ne andrà. E perché chi è che ha causato quella tempesta? Era il nemico, perché lui non voleva che Gesù andasse nell'altra riva. Perché non voleva che andasse nell'altra riva? Perché lui teneva schiava le persone con le malattie, con le infermità. Lui regnava attraverso la malvagità, la malattia, l'infermità. E infatti cosa succede dopo?
compiuta la traversata giusto nella contrada di Genesare e viene approdato. E scese dalla barca subito, la gente lo riconobbe. E percorrendo per tutta quella regione all'intorno, cominciarono a portare i malati sui lettucci, ovunque, ovunque sentiva che si trovasse. E dovunque gli giungeva, in villaggi, città o borgate, la gente metteva gli infermi sulle piazze e lo pregava di poter toccare almeno il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Pensa a te, quanta potenza che c'è nel regno di Dio. Bastava solo che toccassero il vestito di Gesù, del Signore. Bastava solo toccarlo. Quindi Gesù non è che si è messo a pregare, a fare liberazioni, proclamare cose, preghiere, no, non ha fatto niente di tutto questo. Lui è passato, la gente lo toccava e guariva. È questo che il diavolo non voleva che facesse, che lui liberasse il suo popolo. Gesù è venuto a liberare il suo popolo, amen. E quindi questa tempesta non fermerà la crescita della Chiesa, ci sarà un tempo ancora più di crescita adesso. Perché avremo meno frontoli, meno cose che non servono, ma più cose essenziali, saremo molto più essenziali, molto più pratici e seguiremo meglio il Signore. Toglieremo tutte le cose che non servono nelle chiese. Che come dico io, la chiesa non deve essere un luogo dove ci deve essere tanto comfort, non è un posto adatto per i credenti questo. La chiesa deve essere un luogo di incontro, deve avere quelle cose essenziali, perché questa è la sua funzione e basta, è incontrare il Signore. Tutto il resto non serve, è tutta zavorra che va buttata a mare, così la barca si alleggerisce e naviga meglio, togliendo la zavorra. Sarà ora di togliere un po' di zavorra nelle chiese, dovremmo togliere un po' di zavorra, perché dobbiamo andare più veloci adesso, dobbiamo recuperare tutto questo tempo che abbiamo perduto, e noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato, il nostro Signore Gesù. Amen. E che Dio vi benedica.